Hope that you fall in love and it hurts so bad. Interflumina, quindi il senso proprio di un territorio coeso, compatto, che integra, che non fa differenze tra ragazzi di ogni razza. Ecco, e questo caratterizza questa nostra vocazione originale, quella di aprirci anche alla disabilità. Noi come Interflumina vogliamo essere presenti su tutti i campi di gara. Siamo qui al campo Baslinghe di Casalmaggiore con tutto il gruppo dell'Atletica Interflumina in tutte le sue espressioni. Atletica Interflumina e più Pomì, pronti per una stagione 2015 che è lunghissima. Tutti i settori saranno impegnati, sarà un grandissimo sforzo per noi dirigenti, tecnici e anche genitori per portare tutti i ragazzi sui vari campi di gara. Il punto importante della stagione come Atletica Interflumina più saranno i campionati di società assoluti il 9 e 10 maggio a Modena. In quell'occasione schiereremo Fausto Eseosa Desalu nella staffetta 4% e nei 200. Gli obiettivi di questa stagione saranno pochi ma molto intensi. Partirò con i campionati mondiali di staffette alle Bahamas, poi ci saranno i campionati europei Under 23 a Tallinn a inizio luglio e poi ci saranno i mondiali a Pechino, dove proverò a qualificarmi nei 200 metri. E a ottobre, come ciliegina sulla torta, dovrò fare i mondiali militari in Corea del Nord. Dal, mi pare, 29 al 10 ottobre. Via, via, ben sciolti, ben sciolti, ben sciolti, ben sciolti. Avere oggi poi un atleta tra di noi che è Fausto Desalu, un ragazzo meraviglioso, ricco di umanità e di semplicità, che può ormai guardare le Olimpiadi di Rio come un obiettivo vero, un obiettivo possibile, questo ci rende d'orgoglio e rende la soddisfazione di tutto quello che è stato fatto sinora.